100% degli Ezreal nello stesso livello, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? S, per caso qualcuno sente anche il suono di un MVP? Perché io lo sento. No! No! Ciao, Ezreal è stato turbo buffato in questa patch. Infatti hanno buffato lui come campione, hanno buffato la Trinity Force e hanno buffato la runa Kraken. Quindi proprio fortissimo. Ma vediamo la build. Qui vado a partire come sempre con la Manamune, primo oggetto standard, e come secondo oggetto il Trinity, anche buffato, che costa tipo 200 gold in meno, quindi veramente troppo comodo. Poi come terzo oggetto, nel frattempo abbiamo preso le scarpe. Io mi sto trovando bene con le scarpe del, per recuperare la vita, ma le vado a cambiare in base al game. Se noto che mi servono tanti cooldown, metto quelle della cooldown reduction. Se noto che sto snowballando fortissimo e ho preso delle kill in lane proprio subito, metto anche queste della penetrazione, sono molto interessanti, e successivamente le faccio diventare una zonia. Poi andiamo sul terzo oggetto, tendo a comprare la lama del carnefice per avere subito l'antiel che serve quasi sempre. Poi da qui in poi sono sempre un po' indeciso in questi giorni, perché ci sono dei momenti in cui vado a prendere la bot, credo, dove magari hanno qualche fighter in più, qualche tank, gente che comunque fa comodo levargli un po' di vita e rallentarli anche grazie alla Botocre. Game dove vado a fare, dove non ho bisogno di queste cose, dove vado a fare Essence River subito per avere dei danni enormi, perché abbiamo tre oggetti per tirare tantissimi danni. E game dove sto provando, ma questa è la cosa un po' più situazionale, la BT. Avere la BT anche se è stata nerfata, cosa infatti un po' più problematica, solo per tirare quelle Q gigantesche. Diciamo che per andare più sullo standard preferisco andare così, come vedete qui. Quindi andiamo di Botocre, andiamo di Memento ed infine di Guardian Angel. Se non vi piace la Botocre, andate semplicemente a sostituire Essence River con Botocre e avrete questa build praticamente identica. Non si fa più il Serilda, nonostante in realtà a me piaccia molto il Serilda, ed è per questo che si va a mettere anche la Botocre per rallentare, perché il Memento Mori ci dà sia penetrazione che critico. Ovviamente non è che noi andiamo a buildare tanto critico su Ezreal, però è un pacchetto completo. Per solo lo slow del Serilda spesso non ne vale la pena, e quindi la Botocre può essere una buona alternativa. Per quanto riguarda le rune, appunto, abbiamo Kraken Slayer buffato senza dubbio, brutale, perché così anche le nostre abilità, la nostra prima abilità, fa ancora più danno perché è come un attacco base. Abbiamo poi colpo di grazia per fare meno danno ai nemici bassi, cioè più danno ai nemici bassi di salute, o altrimenti un uccisore di giganti se ci sta un tank. Andiamo a mettere questo qui chiaramente, e poi qui abbiamo leggenda stirpe per curarci di più. Qui io sto giocando con voglia di dolci, ma ci potete buttare tranquillamente, insomma come ultima runa, potete buttarci tranquillamente anche una runa difensiva come un bomb plating senza il minimo problema. Per quanto riguarda gli incantesimi, vado sempre con sfinimento e flash. Ma detto questo, vi lascio al gameplay. Chi è che l'ha accusata di sniperare? Ma penso di non averla beccata neanche un game. Ehi! Oddio, Leona è pazza. Mi dispiace, Leona, io non ho finito le summoner spell. Sì, è stata cattivissima Leona. Vabbè. Boom baby! Boom! Ezio main! Ah! Bello! Bello! La double kill di cattiveria. Ezio buffato. Buffato il Kraken. Buffato il Trinity Force. Buffato Ezreal. E si vola. Le iscrizioni sono aperte? Sì. Game finito. Ti ho scritto su Telegram, Kata. Ok, ok. State a fargli sgargiulli, vedo. Guardali come sgargiullano una cifra. Ti prego, usa la passiva. Perfetto. Oh, tiriamo la ulti noi. 1, 2, 3. Dobbiamo tirare le Q. Bellissima questa skin, tra l'altro. La patch è già attiva? Sì, guarda i miei video.
Ok. Dobbiamo stare attenti. A parte mi serve l'anti-ala effettivamente, ora che ci penso. Aspetta. Sei tranquilla. Stai tranquilla. Devo prendere le cure. Vuoi una? Ok. Soraka è finito il mana. Ciao, sono appena arrivato. Bella. Perfetto. Olaf se n'è andato. Dai, dai, questo, dai. C'hai l'item, ti prego. Hai l'item. Santo Dio, i tuoi... Ah, questo uccide i minion. Va bene la situazione, non è un problema. Però basta, cioè in 2 secondi ci metteva un attimo. Occhio al drago, il drago spona tra 1 minuto e 15 secondi. I cambiamenti al Baron e l'Herald saranno attivi anche su Wildrift. Suppongo fosse una domanda, ma non si sa e probabilmente per ora no. Poi vediamo se daranno aggiornamenti più avanti. Report Riot per i buff a Dead. Boh! Sbadabò! Sbadabò! Ah, vabbè. Guarda, guarda, tira le sequoie questo. Non usa l'item comunque, Leona. Non usa l'item da support, raga. Avanti, allora. Bello il recall. E andiamo. Mo l'hanno abbastanza buffato, sì. Lucian non è challenger, che ne so io. Scarpe sono meglio su Edge. Sono indeciso sulle scarpe. Perché mi piacciono sia le penetrazioni, che secondo me, specialmente se stai bello grosso, fai dei danni infiniti, che quelle per riprendere un po' di... Dai, 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 facci. Vabbè, amica. Però che cazzo. Che cabbo, anzi, direi. Preso Olaf. Ha fatto l'assist su Olaf. Bene, 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 bene. Mi sono dimenticato una cosa importante. Ah, sì? CD no? Aspetta. Ah, le scarpe cooldown reduction. Boh, secondo me non servono adesso. Cioè, non sento una problematica di questo tipo, sai? Miau, miau. Yumi è un champion bilanciato. Certo. Ovviamente quando sto potenzialmente facendo il video. Ah, qualcuno qui... Ah, aspetta, mi sono perso il colore, Ale, dei LED. Grazie, Kata. Ok. Alexa, colore libreria blu. Jumpy, proverai mai Ezreal AP? Vi ricordo che ho un canale YouTube sul quale vi invito a cercare queste... porca loca. Ignora questa versione. Vi invito a cercare queste cose qui. L'ho messo il blu. Quello che vedi di viola di riscontro è quello del davanti, non è della libreria. E vi invito a utilizzare il mio canale YouTube. Ho almeno 4 video di Ezreal AP. Perfetto. Ottimo. Ti prego, usa l'item da support. Alrighty. Amica, te ne devi andare da qua. Olla E. Apprezzo, ma olla E. Molto bene, Ezreal. Vabbè, ma tu non puoi fare il cambio colore mentre sta startando il game, del primo game della live, ragazzi. Cioè, ancora non avete capito che il primo game della live io
Sto tutto concentrato. Non sono ancora abituato a multitaskare. Me li sarò persi. Perché non avete la campanella su YouTube? Ecco perché vi perdete i video. I video YouTube sono importanti. Se non guardate YouTube io fallisco. Fallisco. Poi sulla tomba ci scrivo che è colpa vostra. E cioè nel senso no, non, niente shame. Ok. Mi sa che la fanno la torretta. E se invece questo è un video su YouTube dove faccio vedere Ezreal Turbo Broken, beh, tu che stai guardando YouTube sei un grande. Ma passiamo ai dati sul tempo. Buongiorno, sono previste precipitazioni di sub nel canale. Ma vieni anche live, che siamo più sexy in live. Vabbè, addio, morirò. Giustamente mi sono tankato la ulti di Lucian. Grazie Seba per l'ottimo tempismo dell'audio che non mi ha fatto capire un cacchio di quello che succedeva in teamfight. Un bacino. Si è capito qualcosa sulla skin di Olaf? No, lo scopriremo il 1 dicembre, suppongo. Perché la tua connessione è così inutile? Che è successo? O cosa è successo? Ok. Andiamo verso la mid a farmare. C'ho l'Olaf qui. Oh beh, dai, Soraka che va in. Lo sapevo. Vabbè, li dovrebbe prendere cosa. Ecco. Va bene così. Andiamo verso il Drake. Qua sta rubando il blu. Sei felice che hanno buffato Nunu? Ah ok, era per qualcun altro. Stavo già per implodere io. Quando esce il nuovo champion? Il 24 novembre. Vi invito a guardare i miei video su YouTube dove do queste... Vabbè, questo mi ha scammato. Dove do informazioni sulle novità, i campioni in arrivo e cose del genere. Tiè, regà, ma che danno è? Peter, video di Ezreal sono vecchi. Ce n'è anche uno più recente. E parte comunque il gameplay quello è. Cioè... Seba, alla fine il tuo game l'ho messo? Non ricordo, perché ce n'è uno che ho fatto con Seba per la donazione. Però cioè lo stile è quello di giocare a Ezreal AP, eh. Ci arriven lì. Vabbè. Riven che ha deciso che doveva fuggire verso la morte. Guardate come è messo. 1-5. Va bene. Non so. Io non so se ho visto che era quello. Dopo guardo. No, vabbè, non ricordo se alla fine quel... Oddio. Non ho visto se alla fine... Guarda questo. Lo potevo full fightare. Addio. Ora mi prende. Vabbè, mi sembra letteralmente ingiusto questa cosa comunque. Va bene, va bene. Nice heads. If you don't know that bot goes mid when Drake and... Sono appena arrivato.
Ora. Ho preso Lucian. Ciao Kitsune. Leona che mi scassa le balle perché Aram, sono l'unico che sta dove dovrebbe stare. Cioè mid. In teoria ci dovrebbe essere lei con me, invece lei sta in giro a pascolare la jungle. Poi è chiaro che la E in su Zed potevo evitarmela, però. No, al silence. Va bene. You talk to me and then chase in enemy jungle. Ok, direi che hanno deciso di trovarla. Perché Ezreal contro Soraka? Ero first pick. E comunque non è Soraka il problema. Il problema è loro che vanno dentro la jungle avversaria a cercare uccisioni. Dentro la jungle avversaria invece di stare davanti al cacchio di barone. Abbiamo perso? Forse sì. Quindi sì. Vi prego, non ho parole. Ecco che sto andando a cesare. Perfetto. Ci siamo. Ho ucciso questi. Questo era per fare un po' di spice up. Un po' di oh my god, are they gonna lose? E no, they are not gonna lose. No, they are not gonna lose. Facciamo la torretta, facciamo la torretta. Prendere il blu. A prendere l'Essence River. E dipende. In che senso, Sebas? Sabato non è estendibile la fine del... Raga, ecco, sabato faccio le ore restanti della maratona. Farò una live circa dalle 11 del mattino alle 21 più o meno. Perché Olaf non prendeva danno? Perché Olaf? Niente. Poteva ultarlo, by the way. Vado a prendere il rosso. Vai che Fiora l'ha fermato. Perfetto. Oh merda. Vabbè, sfruttiamo Fiora. Va Fiora. Oddio. Puoi non andare lì? No! Non mi è partita la zonia. Ho sbagliato. Perché siamo andati su Olaf di preciso? Perché sono seguito... Ma me, guarda raga, muto Leona perché vi giuro mi faccio bannare. Vi giuro mi faccio bannare, sì. Io sono uno stupido che seguo sta Leona. Sta Leona c'ha letteralmente un neurone e lo usa solo per turbo ingaggiare. All'inizio pensavo fosse forte nell'early game e tutto, ma sta letteralmente andando in dall'inizio della partita e basta. Continua, ingaggia, 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 ingaggia. Punto, non c'è una via di mezzo.
Stavo dando troppo credito. Soraka è appena stata falciata dalla mia R più quella di Diana. Oh, finalmente. Ti prego, ora puoi andare in. Ma praticamente vogliamo farci rubare il coso? Non ho capito. Lui deve andare a difendere top in teoria. Ah no, ci arrivano anche. Vabbè. Gli ha messo l'ignite prima di ingaggiarlo. Parliamone. Ok. Ho ottenuto il... Vado ad aiutare, ecco. Facciamo il drago. Facciamo il drago. Facciamo il drago. Facciamo... Ah, raga. Lo stanno cesando. Colpito. Perfetto. Si può andare a vincere. Finalmente. Minion stanno qua davanti. C'è solo Lucian? No, c'è anche Olaf. Io ho 3000 danari. Ti giuro, Fiora... Mutata, pure Fiora. Ok, andiamo verso il Baron adesso. Sono curioso di vedere poi quanti danni. Eccolo qua, Baron Begon. Mamma mia. Buono così. Facciamo la torretta. Io ho fatto una in che non è che mi sia proprio piaciuta. Maggiore. Sta per finire maggiore. Ok. Nexus. 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 Let's go. Let's go. 100% degli Ezreal nello stesso livello. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? S. S. Per caso qualcuno sente anche il suono di un MVP? Perché io lo sento. No. No. Che scavo. Vabbè, 18.5 ci sta. Però 64k damage.